Mercoledì 25 giugno, buongiorno dalla Rosette. All'indomani della sconfitta contro l'Uruguay, l'Italia medita sugli errori della spedizione in Brasile. Tra polemiche e uno spogliatoio diviso, si pensa alla nazionale del futuro. Giovanni Sgobba. Morsi e rimorsi, le parole più utilizzate dai quotidiani il giorno dopo la sconfitta dell'Italia contro l'Uruguay. I rimorsi sono quelli di una nazionale che per la seconda volta consecutiva esce dalla fase dei gironi. Non succedeva dal 1966. Nessun ripensamento da parte di Prandelli e Abete. L'ormai ex CT azzurro si è addossato tutte le responsabilità per un progetto che lui stesso ha definito fallimentare. Già si fanno i nomi dei successori, Allegri, Mancini e Spalletti, in lizza per la panchina azzurra. Fissato per il 12 agosto il Consiglio federale che eleggerà il nuovo presidente della Federcalcio. Il favorito è Demetrio Bertini. Intanto la squadra rientrerà in Italia domani a mezzogiorno a Fiumicino. E dopo l'Italia potrebbe finire il mondiale anche Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano, che durante la gara ha morso Giorgio Chiellini, rischia una lunga squalifica. Il giocatore del Liverpool non è nuovo a questi tipi di episodi. Nel 2010, infatti, con la maglia dell'Ajax, morse un avversario del PSV Eindhoven. Nel 2013, invece, la vittima del folle gesto fu il difensore del Chelsea, Ivanovic. Duri i tabloidi inglesi, che propongono 2 anni di squalifica. Intanto il mondiale va avanti e oggi si concludono il girone dell'Argentina e quello della Francia. Il calendario delle partite è nel servizio di Vincenzo Pastore. Argentina e Francia per consolidare il primato, l'Iran per scrivere la storia. Sono questi i temi della giornata in Brasile. Nel girone F l'albiceleste di Messi, già qualificata agli ottavi, scende in campo alle 18 a Porto Alegre contro la Nigeria, a cui basta un pari per superare il turno. A Salvador, negli stessi minuti, l'Iran cerca una larga vittoria contro la Bosnia, già eliminata, e deve sperare in una sconfitta della Nigeria contro l'Argentina per qualificarsi agli ottavi. Stasera, intanto, alle 22 si chiude il girone E. La Svizzera, impegnata a Manaus, deve battere l'Honduras per qualificarsi e augurarsi che l'Ecuador a Rio de Janeiro non faccia lo stesso con la Francia già qualificata. Passiamo al basket. Questa sera Siena potrebbe vincere il suo 9° scudetto. Contro Milano in gara 6, la Mens Sana vincerebbe un tricolore che avrebbe del clamoroso, considerate le prime 2 sconfitte e le pessime condizioni a livello societario. La squadra, infatti, l'anno prossimo ripartirà dalle serie minori. Per questa edizione è tutto, alla prossima.